Val! Sì? Vieni a sparecchiare, per favore. Arrivo. Sto uscendo. Dove vai così bella, Val? Famigno, tu pensa ai fatti tuoi. Dammene un altro. Prendine uno solo, eh? Sono il tuo ragazzo. Porta rispetto, sì, e tagliati quei capelli. Signora, mia figlia sta venendo a San Paolo per stare con me. E da quanto tempo è che non la vedi? Ormai 10 anni. Ma certo che può rimanere con noi tutto il tempo che volete, figurati. Tu sei quasi di famiglia, lo sai? Val? Oh, Maria Vergine! Non vedono l'ora di conoscerti. Ma stiamo nella stessa casa dei tuoi padroni. Io abito dove lavoro. Stai calma, stai calma. Mi stai portando in casa d'altri. Ciao, benvenuta. Tua madre è molto importante per noi, quindi lo sei anche tu. Allora io dormo qua. Nella stanza degli ospiti, sei matta. Qui? Ma per l'amor di Dio, per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Ma non si è mai vista la figlia della cameriera a tavola con i padroni? Loro non sono i miei padroni, Val. Non devi neanche guardarla alla piscina. Tu non ci sei mai entrata? Secondo te entro nella piscina dei padroni? Questo si può, questo non si può. Ma dove l'hai imparato? Da nessuna parte. Uno quando nasce sa già quello che si può o non si può fare. E tu dov'eri quando ero piccola? Tesoro mio, se Dio vuole un giorno lo capirai.